Buon pomeriggio e buon sabato, amici di Gossip Mania. Eccoci qui, ritornate per parlare di tutto ciò che è successo in questi ultimi giorni, di tutto il gossip del mondo dello spettacolo, della TV, tutte le novità e non solo. Prima di tutto, ben ritrovate Elvira Vigliano. Ciao Alessia, ben ritrovata e ben ritrovati a tutti anche di sabato. Ecco, infatti, anche questo appuntamento speciale di sabato, poiché gli argomenti erano ancora tantissimi, dovevamo riprendere anche qualcosa di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi e iniziamo subito dalla Baby Ferragni, possiamo dire, o anzi Baby Ferragnez, così li includiamo entrambi, visto che sappiamo che entrambi i figli di Chiara Ferragni e Fedez hanno preso entrambi i cognomi, quindi anche per la piccola Vittoria ovviamente è lo stesso. Il parto è andato bene, già l'abbiamo detto, la piccola è bellissima, tutta griffata subito con il brand della mamma e finalmente sono anche tornate a casa entrambe insieme a Federico, che è stato veramente costantemente al Sì. fianco di Chiara anche nei momenti più delicati, e c'è stato questo primo incontro con Leone. E diciamo che ce l'aspettavamo un pochino tutti perché eravamo quasi in ansia cercando di capire come avrebbe potuto reagire Leone. E devo dire la verità che, come sempre, i bambini ci stupiscono perché hanno questa purezza e questa ingenuità anche nel toccare bambine così piccole, Sì. insomma, ha dimostrato di essere molto molto tenero. Ovviamente sulla storia di Chiara e della piccola e quindi di Federico ci sono state tante polemiche perché ovviamente si è parlato anche della tipologia di parto, anche della commozione di Federico quando ha visto la piccola, quindi insomma anche lì ci sono state sia voci positive che voci negative. Questo fatto di voler mettere sempre davanti a tutti, di voler mostrare quello che succede è sempre un'arma a doppio taglio. Eh sì, c'era un po' di preoccupazione perché Chiara stava entrando nella 40ª settimana, quindi ben oltre ovviamente il tempo standard di una gravidanza, mentre con Leo aveva partorito alla 38ª, quindi c'era un po' di ansia e poi queste contrazioni in piena notte improvvise. E infatti le polemiche sono proprio scaturite perché molti hanno notato che nei primi video della mattina del giorno dopo, quindi al momento del parto, Chiara Ferragni era truccata, ma soprattutto era impeccabile, era bellissima. Infatti, lei stessa ha spiegato che ovviamente non si è truccata per andare a partorire, bensì proprio quando ha avuto le contrazioni era reduce da un progetto e da un servizio fotografico e quindi ha mantenuto ovviamente gli stessi vestiti ed il trucco che aveva in quel momento, e siccome era stato fatto ovviamente da un makeup artist molto molto bravo, ha poi retto Sì. anche E durante il parto. poi insomma, da questo punto di vista sappiamo bene che quando si arriva in ospedale ovviamente ti liberano di tutti i gioielli, di tutti i monili ed è normale che in un momento del genere insomma il trucco è l'ultimo dei problemi, anche perché abbiamo visto che ha sofferto molto in questa gravidanza, tant'è vero che, come ne parlammo l'altra volta noi, è stata messa in una stanza particolare con delle luci viola per aiutare anche la bambina, insomma, a riprendersi facilmente. Quindi anche da questo punto di vista, insomma, ci sono sempre delle cose che non sappiamo e prima, insomma, di parlare bisognerebbe un attimino documentarsi. È verissimo, infatti ha spiegato proprio la dinamica del parto, rispondendo anche a queste critiche che ovviamente le hanno fatto molto dispiacere, l'hanno comunque ferita in qualche modo, anche perché ha detto che lo scorso parto, il primo, che è sempre quello un po' più complicato con Leone, è durato veramente tanto ed è durato molto molto a lungo, invece questa volta le contrazioni sono state più dolorose ma più brevi. Noi ovviamente non conosciamo nel dettaglio le dinamiche, quindi non possiamo parlarne troppo, però ha detto che sono stati solo 50 minuti di contrazioni forti, poi il parto con il travaglio e tutto è durato soltanto 4 ore, quindi anche questo ha aiutato ovviamente alla permanenza del trucco, ma ovviamente in quei momenti, come hai detto tu, l'ultimo pensiero è struccarsi e pensare insomma al proprio stato di bellezza. Anche perché insomma Federico l'abbiamo visto, se sul palco di Sanremo era così in ansia, figurati insomma quando Chiara stava partorendo. Quindi penso che insomma abbiano fatto semplicemente degli scatti senza voler mostrare tante cose. Anche perché, parliamoci chiaro, il momento più bello non deve essere poi rovinato da queste critiche, perché si tratta sì di un momento privato, ma che loro hanno comunque
permesso a tutti di condividere. Quindi, insomma, è una caratteristica che Chiara ha anche nella prima gravidanza. Insomma, ci aveva mostrato i piccoli progressi nel pancione del piccolo Leo e ci ha permesso anche di scoprire tanti piccoli dettagli che io, per esempio, non conoscevo sulle dimensioni del feto e poi, insomma, Vero. anche sulle ecografie. Sono dettagli che sicuramente hanno anche un fondo di verità perché ti permettono anche di comprendere cose che non puoi sapere. È verissimo, Federico poi in ansia anche nel momento dell'allattamento, ieri che ha pubblicato questi video commentando la faccia sofferente di Chiara al momento ovviamente della presa della piccola Vittoria e poi qualche altra critica è piovuta anche per le operazioni di marketing, persino il pigiama che Chiara Ferragni ha utilizzato per il parto, bellissimo poi ovviamente tutto brandizzato, è andato a ruba appena uscito il giorno dopo sul sito della stessa Ferragni. E guarda che questa cosa fa pensare, perché vero è che ci sono tante critiche, però insomma l'ultimo dei miei pensieri era quello di andare a vedere com'era vestita la bambina. Sì, carinissima, però io personalmente non ci ho fatto più di tanto caso al brand, probabilmente perché insomma pensavo più alla bambina, che devo dire somiglia tantissimo in quella foto che è molto nota al leone. Però insomma, fare delle polemiche sugli outfit, sappiamo bene insomma che Chiara è un'imprenditrice digitale, come si definisce lei, quindi è normale che anche in un momento del genere cerchi di utilizzare i propri brand, non c'è nulla di male. Certo, anche perché come abbiamo già ripetuto nella puntata nella quale abbiamo parlato della situazione, ovviamente sei appena nata, la tua mamma fa proprio vestitini stupendi di un noto brand, quindi perché non utilizzare quelli? Ovviamente poi ha pubblicato anche le foto di tantissimi regali ricevuti, tantissime tutine e utilizzerà sicuramente anche quelli. Abbiamo parlato anche dell'incontro, il primo incontro con Leone, c'è stata tantissima tenerezza, ma devo dire la verità, sono stati molto bravi anche Chiara e Federico che hanno portato a Leo un regalo da parte ovviamente della sorellina, quindi l'hanno fatto sentire subito molto coccolato, stanno sempre tutti insieme, postano questi video e queste foto nel lettino di Leo, quindi davvero vogliono farlo sentire comunque parte integrante anche del percorso con la piccola. E devo dire che questi gesti sono di insegnamento per molti, ognuno di noi insomma alle spalle ha una storia particolare, però quello che si vede e che si sente anche dalla cronaca è esattamente il contrario di quello che ci fanno vedere Chiara e Fedez, quindi insomma devo dire che dal punto di vista umano ci sono dei dettagli che non tutti riescono a pensare, soprattutto dopo un parto un po' difficile come quello che è stato per la piccola Vittoria, quindi insomma cercare anche di introdurre una piccolina ad un fratellino un po' più grande, è sicuramente un modo particolare quello che hanno avuto i Ferragnez. Eh sì, poi i primi giorni sono sempre quelli un po' più complessi da gestire, dove possono subentrare gelosie, quindi Certo. è ancora più È importante. ancora più importante anche perché poi si tratta comunque di un fratello maggiore, quindi spero che insomma sviluppi presto questo senso di protezione. Fatto sta che comunque è un ambiente molto, molto vivace, molto solare, quindi credo che questi bambini vengano aiutati non soltanto dai genitori, che sono onnipresenti, devo dirlo, però anche dai nonni che, devo dire la verità, viziano ma non troppo questi nipotini. È vero, sono veramente una bellissima famiglia. Noi cambiamo argomento e ritorniamo a parlare d'amore perché c'è chi l'ha trovato come la bellissima famiglia Ferragnez, come ormai la chiamiamo, e chi invece è ancora alla ricerca dell'amore. Parliamo di Emma Marrone che ha rilasciato questa intervista molto lunga da Maurizio Costanzo, dove ha parlato del suo passato, del suo presente, ma soprattutto della voglia di tornare ad amare, di essere amata e magari, perché no, di costruire anche una famiglia e di diventare mamma. Diciamo che Emma Marrone è stata un pochino sfortunata dal punto Molto, di vista, molto, è dal vero. punto di vista sentimentale è stata molto È vero. sfortunata, però anche dal punto di vista della salute perché ha combattuto e combatte tuttora Sì. insomma con un male terribile. E devo dire che è stata sfortunata perché insomma ne aveva beccato uno, gliel'ha rubato Belen e si è parlato anche di un possibile ritorno di fiamma perché effettivamente era una storia sulla bocca di tutti. Però non riesce a trovare la persona giusta, sicuramente perché è una donna molto forte e questo spaventa molto spesso gli uomini. Eh sì, è vero, infatti in questa intervista ha proprio commentato la carrellata di video e di immagini dei suoi ex, cosa bruttissima, Orribile. dobbiamo dire la verità, infatti ovviamente se ne è uscita
veramente con molto stile, ha parlato in primis di Marco Bocci, un altro dei suoi ex storici, ha detto infatti che c'è ancora tutt'oggi grandissimo rispetto, infatti sono amici anche della famiglia, della moglie, ha conosciuto i figli ed è bellissimo anche che si rimanga in contatto con questo tipo di rapporto dove comunque c'è ancora affetto e tanta stima anche lavorativa. Sì, anche perché insomma non si può dimenticare il passato, l'importante è cercare comunque, nonostante le differenze caratteriali, di trovare un punto di incontro. Sono due persone molto diverse, però devo dire che anche creare un rapporto civile, anche se non ci sono figli o cani in comune, insomma, è un lato positivo. Eh sì, infatti è stata veramente brava poi nel commentare il tutto anche con grandissima tranquillità e serenità, un po' meno quando ha parlato degli altri due ex, ha parlato infatti di Fabio Borriello, però l'ha un po' snobbato, possiamo dire la verità, diciamo un po' al terzo gradino del podio, e poi è arrivato il momento anche di parlare ovviamente di Stefano De Martino, e lì ha preferito ovviamente glissare dicendo che non si sentono più, ovviamente non si vedono più, non si parlano più, e Maurizio lì ovviamente da attento ha detto: e se un giorno bussasse alla tua porta? E le ha risposto: sarebbe sicuramente perché vuole qualcosa. E quindi già questo dice tutto. Già questo dice tutto, e devo dire la verità che su Stefano De Martino ci sono sempre delle opinioni contrastanti, perché da una parte si mostra come un padre modello, come una persona di cuore, il tipico napoletano che insomma riesce a conquistare tutte con il suo charme, dall'altra però le compagne, le ex compagne, fanno un ritratto catastrofico di questo ragazzo, perché sicuramente insomma è un po' pesante, un po' particolare. Dicono tutte quasi la stessa cosa, quindi viene da pensare che magari qualcosa che non vada nei rapporti sentimentali effettivamente ci sia. Semplicemente può anche essere che non sono fatti mai l'uno per l'altra, perché insomma devo dire la verità che Stefano De Martino, a differenza insomma delle altre come Emma Marrone, poi non è che hanno messo insomma in mostra le loro storie, anche se hanno avuto dei contatti con altre ragazze, insomma hanno mantenuto il riservo, cosa che invece non è accaduta con altre persone. E questo fa pensare, anche perché insomma sono delle persone che cercano di mantenere la vita privata, privata appunto. Era una storia anche adolescenziale, possiamo dire, erano piccini. Veramente piccoli, quindi era sicuramente non lo stesso Stefano De Martino di adesso, che comunque è un padre, ha una famiglia, ha vissuto tante problematiche personali, è molto maturato anche nel mondo dello spettacolo, quindi magari avrebbe gestito anche le situazioni in una maniera diversa. Chissà, insomma, non riusciamo mai a capire dove sta la verità. Lo dobbiamo conoscere, però se no non possiamo giudicare. Noi siamo qui a disposizione, non so, possiamo lasciare il nostro numero di telefono, sì, così ci chiama. Sì, offriamo un caffè rigorosamente del distributore, sì, di Teleprima. E noi, insomma, siamo qui, ti ascoltiamo, e se vuoi, insomma, ci mettiamo anche a disposizione per risolvere questi problemi d'amore. Sì, per un consulto, un consiglio, fa sempre bene. Su questa proposta e su questo invito di caffè a Stefano De Martino, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e ritorniamo a Gossip Mania, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Ben ritrovati amici di Teleprima, eccoci qui che stavamo chiacchierando di amore, ma non solo, di tantissime cose, di Emma Marrone che vuole diventare mamma con questo desiderio di famiglia, anche se poi, non l'abbiamo detto prima ma lo diciamo ora, ha detto anche una cosa molto molto giusta, che l'amore non solo prescinde dall'età, quindi non c'è un'età biologica per doversi sentire rigorosamente pronte per essere madri o per essere mogli, ma soprattutto che l'amore prescinde dal vincolo del matrimonio, quindi si augura non solo di diventare moglie, ma prescindere di essere amata e di amare, poiché ovviamente l'amore è una promessa che va al di là dei vincoli
di una chiesa o di un comune. Sì, anche perché si entra poi in una sfera un po' particolare quando si parla di matrimonio. Abbiamo visto come valore, insomma, si è un po' perso al giorno d'oggi. E sicuramente, insomma, è cambiato anche la dinamica. Prima si tendeva a ricostruire, ad aggiustare, oggi invece si tagliano direttamente i rami secchi e si passa oltre. Quindi sicuramente magari evitare il vincolo del matrimonio, se si è credenti, può essere un buon punto di partenza, insomma. È vero, basta che ci sia l'amore, può prescindere da tutto, e questo è il motore ovviamente di ogni tipo di legame. Cambiamo discorso e parliamo anche dell'Isola dei Famosi, perché avevamo lasciato alcune cose in sospeso che ovviamente si sono verificate, ovviamente. Che te lo dico a fare. Infatti nell'ultima puntata, quella di giovedì, abbiamo visto l'ingresso del naufrago, che era desaparecido, sì, possiamo scomparso. Dire. Andrea Cerioli, che è entrato ovviamente come concorrente proprio all'Isola dei Famosi, sfruttando un po' il momento di confusione tra chi si è fatto male, chi sta deludendo le aspettative, e quindi hanno subito approfittato per rimescolare un po' le carte. Sì, appena è arrivato, insomma, tutte quante hanno fatto gli occhi a cuoricino, e c'era la gioia della fidanzata. C'era Rihanna a casa, che invece era già nera, senza il sole dell'isola. Quindi, insomma, è stata sicuramente un'entrata spettacolare, diversa dal carattere di Andrea Cerioli, però insomma speriamo che riesca a dare un pochino di brio a quest'isola, perché insomma a guardarla ci stiamo un pochino annoiando. Eh sì, anche perché lo prendevano un po' in giro, che bello fresco riposato da una settimana in albergo, e subito poi ha perso la prova fisica appena entrato. Quindi già questi giovani prestanti, anche se effettivamente nel vedere poi le prime prove io ho visto le donne particolarmente agguerrite. Valentina Persia veramente fantastica, corre, salta, fa, si rotola nella sabbia, cioè veramente potere alle donne, possiamo dire. Ma poi ha preso appieno il senso dell'isola, perché effettivamente, insomma, è stare su un'isola che non accade nulla e non mettersi in gioco, poi a lungo andare, insomma, è un pochino triste. Invece Valentina Persia è una mamma, ha qualche chiletto in più, però insomma sta sbaragliando tutti con queste prove. Sì, è vero, ma anche effettivamente i più giovani e più fisicati, l'abbiamo visto proprio nella prova dell'ultima puntata, e ugualmente sotto le luci dei riflettori, persino sui tabloid americani, che l'hanno consacrata non solo come leader ma anche come bellezza interiore ed esteriore, c'è Lisa Isoardi, che veramente sta confermando poi le aspettative, confermando a sua volta proprio l'idea che le donne sono protagoniste di quest'isola. Sì, anche perché insomma l'abbiamo detto all'inizio, lo shock è dato proprio dal trucco senza trucco e devo dire che lei vince a mani basse, perché comunque è una bellezza mediterranea molto molto particolare. Sì, molto naturale. Molto poi. Naturale, poi sembra che insomma viva sull'isola già da anni, perché si è ambientata benissimo, e nonostante le critiche devo dire la verità che è una persona che riesce a stare quasi con tutti e che non ha paura di mostrare anche delle idee, le sue idee, che possono essere a volte diverse anche da quelle degli altri naufraghi. E questo è un dettaglio che sicuramente sull'isola permette di creare un contatto con il pubblico, perché loro non vedono, non sentono, però sono visti e sono sentiti, quindi questo dettaglio è sicuramente importante. Infatti due maschietti subito in nomination insieme ad un'altra delle donne, che però ha subito qualche critica, anche perché non sta facendo particolarmente squadra con le altre, un po' troppo critica. Abbiamo sentito anche infatti le scorse puntate Francesca Lodo lamentarsi un po', ovviamente senza fare nomi, e stiamo parlando di Vera Gemma, che subito al televoto, secondo me, ha anche buone possibilità di uscire, è un personaggio un po' sopra le righe anche nella sua vita privata, con questa relazione con questo ragazzo molto molto più giovane di lei, questo carattere che sicuramente non le manda a dire. Non le manda a dire, però come al solito si fa gruppo sull'isola e si eliminano le persone scomode, perché effettivamente insomma era l'unica che diceva quello che pensava, e probabilmente questa strategia, come abbiamo visto anche per altri reality, è la principale, la fondamentale, perché se ci si mostra per quello che si è, sicuramente si entra nel cuore del pubblico. Spero che da questo punto di vista insomma ci sia
con i social un risvolto diverso, un epilogo diverso da quello che ci aspettiamo, perché gli isolani non vedono l'ora, insomma, di rimandarla a casa. Infatti c'è anche un'altra situazione parallela invece sui bellocci, sì, dell'isola. Infatti Akasha abbiamo detto che già è stato nominato ed eliminato, non è voluto neanche restare nell'isola secondaria, per così, sì, dire, Parasite Island, come la nominano. E il secondo nominato della quarta puntata poi è stato l'altro belloccio, Gil Rocca, che evidentemente non sta convincendo i suoi compagni di viaggio. Come si dice in gergo, è un bello che non balla, perché troppo sembra di sì. E devo dire che tutti questi maschietti ci stanno confermando questo modo di dire, perché effettivamente è come se fossero più interessati all'apparenza e quindi a non mostrarsi, magari, sai, smagriti, tristi, in un momento anche psicologico molto particolare, ma si vogliono rimanere sulle luci della ribalta con un aspetto perfetto. E questo dettaglio, insomma, fa anche capire quelli che sono poi i cambi generazionali che abbiamo affrontato nelle scorse puntate, perché insomma è mutato l'ordine delle cose. Le donne sono molto più mascoline, come Valentina Persia e anche la Esoardi, invece i maschietti fanno le femminucce, ecco. Effettivamente, come detto, non ci si mette in gioco, no, assolutamente, si agisce troppo di strategia, comunque sia all'inizio, quindi è veramente un peccato. Poi la gente a casa non si diverte. La gente a casa non si diverte e poi non si conoscono le persone, perché le persone si conoscono quando ci si litiga, quindi litigate per favore, perché almeno capiamo che carattere avete, se lo avete. Esatto, invece piccola disavventura per Paul Gascoigne, infatti c'è stata la maledizione di Cerioli, che ha pensato: se non mi fanno entrare vediamo di eliminare qualcuno, quindi nella prova ha subito un bruttissimo infortunio alla spalla, però fortunatamente la situazione sembra rientrata e Cerioli ha fatto il suo ingresso normalmente nel gioco. Devo dire che stanno gufando bene, perché se questi sono, insomma, gli inizi, non oso immaginare alla fine cosa accadrà, perché potrebbe anche vincere Cerioli a questo punto, visto che gufa così bene. Ma sì, ma anche perché effettivamente, per il discorso di prima, che i belli non ballano, lui sembra comunque avere più carattere, o comunque ha molto ben chiare le dinamiche dei reality, quindi di tutti questi giochi, potrebbe con un po' di strategia andare molto avanti, poi aiutato anche dal televoto da casa, certo, da tutte le ragazzine, da tutto il team. Anche perché una persona, l'abbiamo già detto, che anche lui ha sofferto molto per problemi familiari e che ha creato poi un suo equilibrio allontanandosi anche molto dai social. Conosciamo, sì, poco della sua vita, se non quello che viene condiviso con Arianna, quindi sicuramente da questo punto di vista è un ragazzo che conosce bene le strategie e sa come applicarle per, insomma, anche creare un po' di appeal sulla sua figura. È vero, è cambiato rispetto agli anni precedenti, dove lo vedevamo invece molto sui social, sì, e sotto le luci della ribalta. Ultimo argomento, abbiamo parlato anche di Akash, che è stato eliminato, c'è ancora questo grande punto interrogativo sul colore dei suoi occhi, ora, sì, è uscito il passaporto, sì, pensa che dice occhi azzurri. Mia mamma è rimasta sconvolta perché mi ha detto: come è possibile cambiare il colore degli occhi? E ho detto: mamma, purtroppo accade, perché effettivamente, insomma, lei è rimasta sconvolta perché non riusciva a capire, dice: la chirurgia è arrivata a questo livello? Ho detto: mamma, purtroppo sì. E ha anche aggiunto un commento: con gli occhi scuri non era così bello, quindi è vero, è verissimo, era, diciamo, la bellezza tipica, sì, invece, nulla di speciale, esatto. Ora invece ha quel non so che di particolare, ovviamente, che lo rende poi unico, proprio, sì, perché è difficile trovare una persona comunque con la carnagione scura, i riccioli scuri e gli occhi super mega azzurri. Nonostante ciò, appunto, ci sono queste polemiche su questo colore degli occhi riportato sul passaporto. Però ovviamente basta aver fatto l'operazione prima del passaporto e si risolve anche quel problema, insomma. Mi sa che lui se l'è dimenticato. Esatto, non dettaglio. È indicativa questa cosa, cioè, ovviamente, direi, sì, se cambi l'occhio e poi sul passaporto metti il colore degli occhi attuale, non quello di prima. E un po' di problemi e chi ti guarda, anche perché, insomma, non riesce a capire di chi si tratta, perché, insomma, già col passaporto è difficile rimanere uguale a quando lo si fa, perché si diventa più magri o si ingrassa, magari il volto cambia, si cambia fisionomia, si invecchia, esatto. Però il colore degli occhi, insomma, è un po' troppo.
Eh sì, ma anche perché effettivamente a me ha fatto troppo sorridere che quando poi è stato eliminato, forse aveva il sole frontale, aveva gli occhi perennemente chiusi, sì. Quindi non si riusciva a vedere assolutamente niente. Sorridevo troppo di questa cosa, stupida, ovviamente, perdonatemi, ma ogni tanto ci... No, però effettivamente, insomma, non li sfrutta nemmeno questi occhi, questo intendiamo, non li sfrutta, insomma, falli vedere a questo punto, perché non oso immaginare dove e quanto gli sia costata questa operazione. Mamma mia, ma infatti un bel coraggio, non sì. Sfrutterà effettivamente il colore degli occhi, ma sfrutta altre abilità quali la furbizia. Sì. Poiché è stato già al centro di nuove numerose polemiche in settimana a causa di una diretta, di una videochiamata di Gabriele Parpiglia, noto ovviamente esponente del gossip italiano, che ha smascherato proprio qualcosa che effettivamente non stava andando nel verso giusto. Facciamo un passo indietro, sembrava infatti che Akash in realtà stesse frequentando un altro volto noto della televisione, possiamo dire italiana, sì, diciamo, ampliamo il raggio d'azione. La mettiamo così, insomma. Esatto, e si tratta di Giovanna Abate, noto ovviamente per i soliti programmi di Queen Mary, Alla ricerca dell'amore, con questa scelta molto molto particolare dopo un percorso molto tormentato proprio dalla Queen, dalla nostra Queen, e che in realtà poi si è rivelato un buco nell'acqua, perché infatti subito c'è stata questa rottura, nonostante lei ovviamente abbia capito benissimo le dinamiche dei social, della TV, e quindi ha iniziato ad essere molto presente con video, simili influencer, e sembra proprio che sia scoccata qualche mese fa verso Natale la scintilla con Akash, tanto da aver trascorso il Capodanno insieme. Però Gabriele Parpiglia subito le ha aperto gli occhi, poi in diretta, rendendosi protagonista di una scena molto singolare. Sì, anche perché lei non aveva ben capito cosa stava succedendo, quindi è rimasta un attimino basita, o come si dice oggi, sciocco basita, perché si è trovata proprio ad essere, ad avere la verità davanti agli occhi senza poter replicare, perché lo shock è stato forte. Eh sì, infatti sembra, così come ha dichiarato Parpiglia proprio in diretta, lo ripetiamo, in questa videochiamata con alcuni ospiti, tra i quali anche Giovanna, che in realtà gli erano pervenuti dei messaggi proprio di Akash, che quasi lo implorava di invitarlo in trasmissione per parlare di alcuni gossip con un'altra ragazza, e quindi ci sarebbe stato tutto questo intreccio, il che ovviamente ha messo Giovanna davanti alla realtà dei fatti e la realtà delle cose, che in primis non è l'unica con la quale si stia sentendo lo stesso Akash, e che soprattutto si sta giocando fortemente di strategia. Sì, e quindi ritorniamo al perché lui ha abbandonato l'isola, perché i suoi minuti di gloria l'aveva avuti e adesso voleva già fare le ospitate, quindi si è dimostrata esattamente la sua strategia, e devo dire che come stratega non è così bravo, ecco. No, anche perché si ritrova davanti personaggi che fanno questo 24 ore su 24, che quindi sanno sgamare immediatamente questi giochetti, poi in una maniera anche molto sottile, quindi come è successo. Però quello che mi fa pensare è che la cara Giovanna invece viveva in un mondo totalmente diverso, perché insomma noi donne siamo note per avere un fiuto straordinario, quasi come nel i cani, suo caso, forse. Però nel suo caso, insomma, è mancato quel quid che le ha permesso poi anche di scoprire la verità. Diciamo che noi lo capiamo in anticipo quando c'è qualcosa che non va, sì. E poi si rivela la verità. Invece Giovanna, forse perché troppo presa. Esatto, stavo per dirlo, perché infatti si vedeva proprio durante la diretta, Parpiglia, prima di svelare la cosa, le ha fatto delle domande. Quando è sentito Akash l'ultima volta, e lei sognante, l'ho sentito poco fa appena uscito dall'isola per dargli il conforto giusto, che poi lui è voluto uscire, sì, quindi che conforto fondamentalmente, però vabbè,
E quindi lei è molto 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 presa da questa situazione, ma lei, diciamo che l'abbiamo visto anche in altri programmi, ha un po' l'innamoramento facile, vuole sembrare una donna tutto d'un pezzo, invece in realtà è molto fragile, infatti si trovava con Gemma. Sì, infatti erano grandi amiche e questo fa pensare, ma credo che però dietro ci siano altre cose, devo Altre dire la verità, dinamiche. sì, perché non la vedo una ragazza così sciocca, la vedo una ragazza molto furba che cerca di approfittare di diverse situazioni per restare insomma in auge dal punto di vista dei social. L'abbiamo visto insomma durante le trasmissioni di Queen Mary, ha avuto un secco no all'inizio e poi si era quasi invaghita di un altro ragazzo che si Sì. era mascherato per lei e devo dire che in quel caso il ragazzo non è riuscito a fare breccia nel suo cuore. Bellissimo, bravissimo, Bellissimo quindi non, ragazzo. infatti non si sa perché ancora perché, però vabbè. E effettivamente però potrebbe essere anche lei la ragazza del messaggio di Akash. Io non riesco a memorizzare Akash, non so perché, però vabbè. Diciamo che potrebbe essere lei, ma dalla sua reazione. Infatti sembrava spontanea, l'hanno detto anche in E diretta, devo dire che effettivamente. lode a Parpiglia perché riesce comunque a beccare tutte le reazioni più spontanee dei rappresentanti del mondo dello spettacolo, mettendoli però un pochino anche con le spalle al muro, perché insomma, Eh scoprire in diretta che c'è qualcun altro nella vita di una persona con cui stiamo, insomma, fa un pochino male e poi è, insomma, davanti a tutti un pochino umiliante. sì. Certo, però è assolutamente il modo più efficace Sì. per Sì, dare comunque una scossa a tutto ciò che stava accadendo, effettivamente. anche perché poi si capiscono tutte le verità. Probabilmente lei era molto presa, ma lui no, e ha approfittato, ha cavalcato quest'onda per cercare di avere anche un porto sicuro dove tornare dopo l'isola, perché effettivamente, insomma, sappiamo che quando ritornano a casa hanno un pochino di confusione per il fuso orario, insomma, perché provati, per quanto sia durato mezz'ora il suo. La sua presenza sull'isola, però il fuso orario c'era e quindi probabilmente avrebbe voluto anche avere qualcuno che lo aspettava al rientro. Ed era proprio Giovanna. Noi indagheremo ovviamente anche Ovviamente. su questa dinamica e vi daremo tutti gli aggiornamenti. Intanto siamo in chiusura, grazie mille Elvira. Grazie E vi auguriamo un buon sabato e un buon weekend. A lunedì con Gossip Mania. Alla prossima.